Bene ragazzi, eccoci tornati con la creazione della formazione, ce la siamo rimessa alla fine della fiera, quella che ho trovato, quella che ho lasciato, a parte Terry, che l'ho messo in titolare, voglio provarlo, la cosa che mi piace. E vediamo un po', l'intesa siamo arrivati a 96, compreso l'allenatore, vediamo un po' chi ci dà, intanto è quello online, vediamo un po' il nostro avversario, se lo troviamo subito, speriamo. Sono arrivato a 9 pacchetti messi da parte, li ho accantonati, ho provato a fare il torneo nuovo che c'è, ti danno un pacchetto ma ho perso clamorosamente, perché quindi nulla di fatto, vediamo un po', io scelgo la maglietta gialla che fa figo, che c'è la palma che c'è tatuata, intanto niente, andiamo avanti con la nostra vita. Intanto vediamo un po' la squadra avversaria che a quanto pare dall'84 di valutazione non sembra malvagia e infatti non è niente male. Se ho perso contro uno che aveva intesa 64 e aveva la squadra un po' messa alla cazzum, pensate un po' con questo qui che ha una formazione abbastanza decente, cioè abbastanza decente speriamo che almeno sia scarso. Allora, vediamo un po', si parte. Ok, vediamo un po' se fanno un po' di movimento, intanto qua cominciamo a sbagliare il primo passaggio. Spice Tiger, vediamo un po' che perde palla da solo perché non è contento. Ok, fantastico, piedi quieta, niente, ho provato a partire col troppiede, aspetto che mi sta attaccando, vediamo un po' di riuscire a togliergli palla, ma non ci riusciamo, bella l'azione, bellissima comunque la parata del nostro De Gea, intanto non riusciamo a tenerla dentro, attenzione ai corner, che io sono abbastanza sfigato nel ricevere i corner. Per fortuna la tirata larga. Allora ragazzi, pronti via, è partito lui, io sono rimasto un pochino indietro, vediamo un po' di riuscire a far qualcosa di più, finalmente ci danno una formazione abbastanza, diciamo, stabile, perché qua Parolo perde palla, no, sì, quando fanno così che si tolgono palla tra di loro, portiere non esce ovviamente. Ok, non prende la palla, che era proprio lontana effettivamente. Ma no! Tanto, vabbè, proviamo a partire col piede, ragazzi. Parolo. Sbaglia il passaggio. Niente, non riusciamo a recuperare palla. Oh, qua gli ho staccato la gamba. Scusa. Non c'è cartellino. Oh, grande parata di De Gea! Bellissima la punizione comunque. Bellissima la punizione. Sembrava quello di Saponara quando ha segnato contro il Palermo. Vediamo un po' se riesco a recuperare la mia. No, che gol! Che gol! Cristiano Ronaldo non ha recuperato, ma ha spostato i giocatori, giustamente. Vabbè, tiro dalla Maloschia. Tanto qua non sto facendo assolutamente nulla. Vediamo un po'. Ok. Rooney che passa per Coleman. Mette in mezzo, attenzione per Falcao. Invece c'è Casillas che saluta il giocatore con la manina. Intanto Azpilicueta che stranamente riesce a riconquistare palla, ma la riperde tranquillamente, ma recupera, no. Io se non faccio le cappellate non mi diverto. Schweinsteiger lancia Azpilicueta. Azpilicueta mette in mezzo. Grandissimo il passaggio. Salta anche il portiere, tira! Ed è gol! Coutinho! 4-1!
Coutinho, pareggio, pareggio ragazzi. Con questa formazione veramente mi sto trovando, diciamo, bene. Ah, Genova AS, quindi sa che italiano mi manderà i bestemmioni, oppure mi beffeggerà, spero di no. E niente, vediamo un po'. Tanto qua sta facendo il bello e il cattivo tempo, sono pareggiato immeritatamente un'azione che ho fatto, sono riuscito a segnarla. Intanto, aia! Vabbè ragazzi, Casemiro. Niente, si è riportato tranquillamente in vantaggio, senza problemi. Non mi hanno anche dato il tempo di illudermi in tentazioni, ma arriva le dal male. Niente, qua, tanto continuo a sbagliare. Consegni. Consegni, ok. Vediamo un pochino, Coutinho. No, era per Schweinsteiger, però nulla di fatto come al solito perché i passaggi li fa un po' a cazzum. Era anche debole il passaggio. Tanto De Gea qua si sta facendo voler bene. No, perché togliti. Ma no, così piano. Grande. Tanto qua scatta. Rooney per Coutinho che ci arriva. Ci arriva, mette in mezzo. Attenzione per Rooney, forse. Nulla di fatto. Niente, ragazzi, qua ci stiamo giocando bene questa volta. Però lui effettivamente se la sta giocando meglio. Dai, via. Si parte col contropiede, dai. Il contropiede, via. Saltato. Saltiamo il secondo. Qua in mezzo. No. Vabbè, accappara. Grande. No, ma perché gli è passato sotto? Attenzione. Niente, cascato a spicchietta. Ah no, fallo. Attenzione, fallo. Mi è andato un fallo. Mica perché parolo qui effettivamente perché non ha intesa, non perché sia scarso di suo, ma parolo mi sta facendo un'azionona che mica da ridere. Grande Azpilicueta! Non so manco se ho detto giusto. Coutinho, tenta, corner. Attenzione che ho di corner qua, ci vado. Attenzione! No, niente. Parte con Cristiano Ronaldo, bisogna stare attenti che mi sa che non c'ho nessuno indietro. Jackson Martinez, vediamo un po'. Grande recupero di Terry. Certo qua sbaglio proprio il passaggio a Gogo, a destra manca. Tanto sto perdendo, quindi non ho fretta di pareggiare o di fare delle belle azioni concrete. Tanto qui grande, non so chi sia quello che ha recuperato palla. Coleman vede lo scatto per Rooney. Si accentra, mette in mezzo, niente. Intanto Falcao non so neanche se ha toccato palla, però vabbè. Tanto qua si butta per terra. Sembra un po' basket quando pinge. Allora, niente, qua ci stava anche dentro. Ha fatto un po' quello che voleva con Vela. Bel gol ragazzi, qua stiamo perdendo 3-1, diciamo meritatamente, perché comunque effettivamente sto facendo niente a parte il gol. Però vabbè, mi sto divertendo comunque, non è la classica partita che perdi immeritatamente, qua giustamente sta giocando e quindi nulla di che. E niente, dai, continuiamo con la partita. Tac. Ah, è pure veloce nell'andare avanti. Andiamo con Davids. Davids appoggio per Coleman. Sbaglia il passaggio perché ovviamente passarlo dritto oppure di lunga non va bene. Ok, grande. Hai parolo. Sbaglia, come al solito, mi sa che tra poco lo tolgo. Qua
Terry. E niente, tagliata anche questa. Tiger che è lento come la merda. Allora, dobbiamo recuperare due gol. E mi accontento di farne solo uno. Rune? Fallo. A me non sembrava, però vabbè. Chi sono io per dire il contrario? Tiger, grandissimo! No! Che stanno fermi questi. No! Mancato. Ok, mi sa che qua si prevede un altro gol. Ma attenzione, c'è Koscielny che dice di no. Tanto qua fa un po' il bello e cattivo tempo con un gol della Madonna. Costo Vela. E niente, dai, proviamo a vedere se riusciamo a cambiare. Tolgo Parolo, metto Belasi eventualmente. Peccato perché me la stavo giocando bene, però vabbè, cioè, l'importante è divertirsi, io delle volte mi arrabbio, però è normale perché quando perdi male, incazzi, è normale. Abbiamo Bolase a posto di Parolo che ci saluta, non per demerito suo perché effettivamente non era in sintonia con la squadra. Parolo in sostanza, ci cioè sono arrivati dal cazzo, allora. Vediamo un po' se riusciamo. Alla laterale. Sembra di aver visto qualcuno che scattava. No, detto questo qua, Davids si guarda un po' quello che vuole. Niente, io provo sempre dei passaggi lunghi ma non ci riesco. Forte di me. Che è quello Martinez. Attenzione che intanto qua si fa un po' quel che vuole. Ah, perché spazzare via? Passiamogliela loro. Dai, aspetta, stiamo perdendo soltanto 4-1, amici. Ok. Musacchio che è fortissimo, Musacchio, soprattutto nei colpi di testa. Ah, ancora sua, quindi casa mia. Colpo di testa. Attenzione, non ci fosse uno dei miei, me ne desse uno. Ma poi gioco tutta la vita, prendere il coccodrillo. Vabbè, diciamo. Tanto qui la difesa è andata un po' sminchia. Aspetta, no, Rune. Io volevo fare un'azione con Falcao, solo una. Per vedere un attimo com'è. Vediamo se posso riscattolarlo. Oh, forse quel. No. Dai. Ma perché? Hanno i piedi di burro! I miei giocatori hanno i piedi di burro! Dai, vediamo se riusciamo a trovare Falcao. Falcao, corri! Sì, ciao! Minchia, ma quanto sei lento, Falcao! Zio, datemi qualcuno. Rune che torna in difesa? No, non torna in difesa. Tanto qua. Vabbè, ogni tiro un gol qui. Perché avere De Gea in porta? Tanto ogni tiro un gol. Tanto bellissimo il paesaggio dello stadio che è pazzesco, ragazzi. Parliamo del tempo perché parlare qua di calcio è veramente un eufemismo. Nulla, non riesco a far toccare palla a Falcao. Non riesco a far nulla, ma questa volta non per demerito mio, ma perché è lui che la biglia la sa fare girare. Intanto qua, vabbè, non è che è Natale che ogni tiro all'angolino è gol. Tanto la nostra missione è diventata far giocare un po' Falcao. Oh, rosso diretto, attenzione. Eh beh, sì, era da dietro, effettivamente. Nulla, speriamo che almeno con questa espulsione riusciamo a giocarcela, magari uno in più. Schweinsteiger per Alpirigheta, che nel primo tempo ha fatto molto bene. Riusciamo a perdere palla.
Attenzione che forse con un uomo in meno riesce a fare il gol lo stesso, no? Difensori, ne avevo solo uno. La difesa era andata un po' a farsi friggere o a farsi una canna, perché così almeno qualcosa facevano. Intanto rilancio con De Gea. De Gea. Bella. Ops, gli ho rotto uno. Coutinho, Coutinho che forse ha trovato Falcao, ecco, almeno Falcao ha toccato palla. Ops, questo l'ho fatto male. Giallo. Giallo per Coleman che è rimasto un po' verde dalla rabbia, tanto per parlare di colori. Punizione, vediamo un po' se tira direttamente. Sì, ci tira, ci prova. Falta. Tanto qua quei passaggi sembra quasi che. Cioè, li devi pagare per riuscire a fare un passaggio decente. Rooney, salta l'uomo. Salta l'uomo, vede il centrarsi qualcuno. Vediamo un po'. No, Falcao però è troppo là. Perché non mi ha ridato Falcao? Io mi domando. Me lo domando. Non capisco. Soprattutto. Ho visto che Falcao si butta per terra, ma recupera palla. Attenzione, Falcao si butta ancora per terra. Vediamo, recupererà ancora palla, no? Ok, ho capito che Falcao fa schifo. Più che buttarsi per terra come rotolone regina, non lo fa. Grande comunque recupero. Sì, effettivamente c'è ragione il telecronista. Grande. Nulla. Ragazzi, anche qua stavolta non abbiamo superato la prima partita. Niente, vediamo un po' se riusciamo magari a salvarci un po' la faccia. Ma no, ma perché vanno un po' a cazzo dove vogliono loro? Vediamo un po', niente, siamo al 90esimo, tanto che cosa dobbiamo fare. Con le mani, con i piedi. Grande Rooney, ci rientra, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Mettiamo in mezzo, chi era quello? Perché mi cambia? Vabbè, lasciamo perdere. Niente ragazzi, anche questa è finita, però vabbè, non mi sono incazzato perché effettivamente mi sono divertito, anche se ho perso, vabbè, non sempre si può vincere e io lo so benissimo, e lui ha giocato meglio, ha avuto poco culo, però vabbè, se le giocate, intanto il nostro bel Falcao ha preso 5.7, il Bolasi 4.4 perché non ha toccato palla, Parolo 5.6. Il miglior in campo è il Coutinho che è l'unico che è riuscito a segnare, però effettivamente è finita così. Niente, questo era il quinto episodio del draft, ci saranno probabilmente altri due pacchetti, quindi ne avevo 9 se non sbaglio, dovrei arrivare a 11. Farò un mini pack opening dedicato al draft. Vediamo intanto quali sono i pacchetti che ci regalerà la buona sorte, sono 3 invece. Un pacchetto oro, un altro pacchettino oro, quindi 2 da 5 e poi il pacchettino premium argento, quindi superiamo i 15.000 che abbiamo speso per fare questa, diciamo, fantomatica partita. Quindi niente, abbiamo 12 pacchettoni, ce li useremo tutti adesso col prossimo video che lo metterò come pack opening draft all'interno della playlist del draft. E quindi niente, se non ci resta che salutarci, quindi se il video vi è piaciuto pollicione in su, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi che la cosa mi fa piacere, commenti, suggerimenti, insulti, no, forse meglio di no, fatelo pure, tanto così per scambiare due chiacchiere, e niente, ci vediamo al prossimo video che potrebbe essere appunto il pack opening del draft, ok? Ciao ragazzi!